Rosanna Pugnalini, presidente della Commissione regionale della Toscana per le pari opportunità, una commissione che è stata rinnovata a dicembre. Avete un programma, avete degli obiettivi particolari? Ovviamente sì, siamo di nomina recente, ma ci siamo naturalmente già mosse, abbiamo un programma delle attività molto ricco e purtroppo le vicende, insomma, che stanno avvenendo anche negli ultimi tempi ci fanno capire che il nostro lavoro è estremamente importante e ci dobbiamo muovere in fretta. È un programma di attività che tiene conto in primo luogo del superamento degli stereotipi a partire dai momenti di formazione, quindi dalla scuola. Quindi con una grande attenzione alla visione della donna nei suoi aspetti, quindi una donna che è pronta per stare nel mondo del lavoro, una donna che può avere un'attività politica, una donna che è a tutto tondo presente nella società. Un meccanismo culturale che deve comprendere quanto il ruolo della donna sia fondamentale e come la donna, oltre ad avere gli stessi diritti degli uomini sulla carta, ha la necessità di averli nella realtà. Questo è il tema centrale sul quale ci muoviamo, perché dopo le grandi conquiste degli anni 70, degli anni 80 e anche quelle più recenti, c'è il rischio, che si dia per scontata una libertà e una possibilità della donna nella società che poi nei fatti vediamo che non è invece altrettanto attinente. Quindi il nostro lavoro va soprattutto in questa direzione. Crediamo che i mezzi di informazione ci possano dare un grande aiuto per superare gli stereotipi anche nel modo di presentare le notizie, ad esempio. Ovviamente influenzare con notizie sessiste, la società non aiuta anche a risolvere, la grande tragedia dei nostri tempi, come ad esempio quella del femminicidio. Vediamo quello che sta succedendo, nella nostra civilissima Italia. Ormai, abbiamo una donna uccisa ogni 2 o 3 giorni, anche in maniere molto efferrate, e questo ci deve far riflettere tutti. È una questione culturale, è una questione che non può riguardare solo le donne, è una questione che ci deve riguardare tutti, uomini e donne, per lavorare tutti insieme affinché tutto questo non debba più succedere. Grazie Presidente.